Valle Crosia questa mattina ha inaugurato una panchina blu per la prevenzione contro il diabete. Ce ne parla il vice sindaco di Valle Crosia, Marilena Piardi. Valle Crosia è vicina alle persone che hanno problemi di salute. Il diabete io penso che sia il papà di tutti i mali, per cui partendo dalla prevenzione del diabete si arriva a prevenire tantissime malattie. Sono sensibile all'argomento e in quanto ruolo sanitario che ho avuto negli anni passati mi ha portato vicino a questo tipo di patologia e capire che aiutando le persone a convivere con questa patologia si può vivere a lungo e soprattutto non si fanno danni agli organi più grossi. Con Efisia Palmas è un'alleanza che è nata tantissimi anni fa, sempre in circostanze della prevenzione, e quindi abbiamo voluto omaggiare Valle Crosia con l'inaugurazione di questa panchina, perché lunedì, e poi lo spiegherà meglio Efisia, sono stati fatti degli screening alla scuola Andrea Doria proprio in campo di prevenzione, per cui vicini alle patologie, vicini alla salute e soprattutto promozione della salute. Ringrazio innanzitutto il comune di Valle Crosia, ringrazio il sindaco e soprattutto ringrazio Marilena per essere stata con noi sempre accanto, per appoggiarci in ogni nostra iniziativa e ancora più per questa panchina blu. Non solo per parlare del diabete dei bambini, il diabete di tipo 1, dei sintomi. Abbiamo fatto una campagna, non so se si riesce a vedere il nostro biglietto dove si evidenziano questi sintomi qui. Il diabete non è solo dei bambini, non esiste solo il diabete tipo 1, esiste anche il diabete 2, che è quello dell'alimentazione errata, dell'adulto, insomma insieme si può fare di più. Ringrazio ancora per questa panchina e sicuramente troverete il nostro QR, se lo inquadrate vi porta direttamente al sito per qualsiasi informazione. Il blu che accomuna la community del diabete, dei bambini con diabete, perché spesso questa malattia viene confusa col diabete tipo 2, purtroppo il diabete tipo 1 è una malattia cronica, autoimmune, e quando si ha una diagnosi di diabete è per sempre. Quando viene diagnosticato il diabete ad un bambino, purtroppo è un macigno che si deve portare addosso sempre. Come possono i genitori accorgersi dei sintomi nel bambino? Allora, la tanta sete, la tanta pipì e la tanta stanchezza. Questi sono dei sintomi inconfondibili e bisogna rivolgersi al più presto al proprio medico. Noi come Lions siamo sempre attenti alle problematiche della comunità e soprattutto anche alle problematiche sanitarie, e da un po' di anni collaboriamo, siccome il diabete è una delle problematiche molto importanti. Infatti il diabete da diversi anni è diventata la terza causa di morte a livello mondiale, e quindi è una tematica che va affrontata soprattutto con l'informazione. È proprio in associazione con l'associazione del diabete delle Ponente Ligure e nella figura di Efisia Palmas stiamo collaborando nelle scuole proprio per fare informazione e screening. È ben, diciamo, accolta sia dall'amministrazione che dalle scuole, dai dirigenti, e devo dire che sta riscontrando un ottimo successo sia dal punto di vista soprattutto preventivo, e noi cerchiamo di continuare sempre su questa linea.